Poi tutte le domande, mica noi facciamo come i politici che parlano solo loro. Oggi in aula è successa una cosa sconvolgente, cioè il viceministro Fassina ammette che lo Stato non esiste. Noi abbiamo presentato un'interpellanza su un possibile caso di corruzione internazionale dell'ENI, tra l'altro non nuovo a casi del genere, gravissimo, e vi lasciamo poi tutta la documentazione, cose gravissime per le quali abbiamo anche chiesto le dimissioni di Scaroni e non solo le sue. E Fassina ha ammesso che lo Stato non ha controllo sull'ENI, che non può fare nulla, e tra l'altro ha risposto all'interpellanza citando un documento dell'ENI stesso, cioè neanche il governo è capace di produrre una propria documentazione. È una roba per noi, poi fate le vostre valutazioni, da prima pagina dei giornali, ed è frutto delle privatizzazioni del centro-sinistra, perché oggi le partecipate, che erano un fiore all'occhiello dell'economia italiana, l'ENI, l'ENEL, sono in mano del capitale privato e lo Stato non ha alcun controllo sulle stesse. Oggi ha ammesso il governo questo, che non possono fare nulla e che lo Stato non c'è. Lo Stato siamo noi cittadini, siete voi organi di stampa, magari liberi sarebbe ancora meglio, e tra di voi ci sono tanti giornalisti liberi che gli fa schifo questo sistema. Ecco, a noi questo sistema ci fa schifo. E siamo qui dentro da 2 mesi e mezzo e stiamo iniziando a farle le nostre denunce, le nostre battaglie, perché poi le informazioni escono fuori. Oggi è successa una cosa di una gravità estrema, il governo ammette che lo Stato non c'è e che il privato conta di più del pubblico. Entrando nel merito della vicenda, noi abbiamo denunciato il fatto che ci siano è quasi una notizia criminis, che ci siano delle incongruenze, di una maniera non trasparente, di un'azienda statale come l'ENI, una grande azienda multinazionale dell'energia, che non opera in maniera trasparente nei confronti di operazioni relative fatte anche con i soldi dei cittadini. Siamo nel Niger degli affari fatti da Scaroni e dai vari, cito Claudio De Scalzi, Vincenzo Armanna, Roberto Casula, che si sono insomma sono stati coinvolti in operazioni poco trasparenti anche nel caso dell'acquisizione dell'impianto di liquefazione di gas di Bonny Island in Nigeria. Questo è un caso certificato di corruzione, perché tra l'altro anche il Security and Exchange Commission del governo degli Stati Uniti ha sanzionato pesantemente Snam Progetti, che oggi è Saipem e quindi controllata da ENI, è stata sanzionata con 365 milioni di dollari dalle autorità statunitensi. Quindi questo è un episodio gravissimo che va ripetendosi, quindi noi chiediamo alle autorità competenti di indagare in maniera precisa e diretta su questa notizia criminis che oggi abbiamo portato in Parlamento come interpellanza urgente.